Dice l'articolo 21 della Costituzione italiana che tutti hanno diritto di esprimere il proprio pensiero. In questa puntata di Viva l'Italia abbiamo scelto questa mail. L'abbiamo scelta e ridotta, ma in sostanza il tenuto non cambia. Si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sì, in effetti si tratta di 150 anni da quando un regno sovrano ha deciso di invadere un altro regno sovrano, quello delle due Sicilie. Si tratta della occupazione del 1861 per impossessarsi del territorio e delle sue ricchezze. Abbiamo controllato nel periodo precedente l'unità e questa era in parte la situazione. Il primo cimitero italiano per i poveri a Poggio Reale, il primo codice marittimo al mondo, il primo intervento di profilassi antitubercolare in Italia, le prime assegnazioni di case popolari in Italia a San Leuco Caserta. Poi abbiamo il primo ospedale psichiatrico in Italia, la prima nave a vapore, la prima nave da crociera, il primo tratto, e questo è noto, ferroviario, la Napoli-Portici. Poi la prima illuminazione a gas di una città italiana, Napoli, il primo centro sismografico sul Vesuvio, il primo telegrafo elettrico in Italia, un sistema avanzato per l'epoca di comunicazione capillare, il primo esperimento di luce elettrica in Italia, a Capodimonte, la più grande industria navale per il numero di operai a Castellammare, i Borboni costruirono la prima flotta mercantile e la prima flotta militare italiana, seconda solo all'Inghilterra. Poi l'Amerigo Vespucci, che ancora oggi è una nave ammiraglia italiana. Naturalmente, tra le altre cose, l'acqua corrente nelle case. Mongiaia, grande complesso siderurgico all'avanguardia per tecnologie, previdenza e un numero di ore lavorative, fiore all'occhiello dell'industria del sud, chiusa dopo l'annessione. Per farlo si sparò sui mongianesi che protestavano indignati. Da allora 24 milioni abbandonarono le loro terre per emigrare in altre località. Questa è la lettera che abbiamo ricevuto e che vi presentiamo. Quando viene pubblicata una notizia, spesso si commenta con dentro la notizia. La nostra rubrica si indirizza invece a dietro la notizia, cioè a quei dettagli non riportati nella notizia stessa, ignorati o volutamente o casualmente. Un uomo è morto cadendo dal tetto. Ma cosa ci faceva sul tetto? In questo caso rimuoveva le lastre di Eternit, materiale altamente cancerogeno, e lo ha fatto perché la legge ne prevede lo smaltimento, ma a spese naturalmente del cittadino. Di questo cittadino che quando lo ha installato non era stato avvisato della pericolosità del prodotto. Lo Stato ha deciso, giustamente, per la eliminazione, ma non di addossarsi le spese dell'eliminazione stessa del materiale. Allora qualcuno cerca di aggiustarsi da solo. E dai morti per cancro si aggiungono i morti per incidente. Che strana, stranissima è la nostra Repubblica di Cialtronia.